Come annunciato nella conferenza stampa al galà di Natale di McDonald's, riapre questa sera a Madrina Natalie Caldonazzo il McDonald's di Mercatello, riconvertito in EOTF. A parlare delle novità che interesseranno tutta la catena salernitana e lucana dei noti ristoranti è stato il responsabile Luigi Snichelotto in una serata che ha avuto ospiti importanti. A salutare per primo e congratularsi con Snichelotto il sindaco di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara. A seguire il presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, Franco Picarone, che già da quando era assessore all'Annona del Comune di Salerno aveva seguito con attenzione i ristoranti McDonald's che hanno portato nuove economie ed occupazione in città e provincia. Alla serata che si è conclusa con il galà anche due big della politica, il deputato del PD Piero De Luca ed il segretario nazionale del Partito Socialista Italiano Enzo Maraio. Come rappresentanti politici, come salernitani, i due hanno ringraziato Snichelotto per il suo impegno in un'attività che ha dato e darà alla realtà salernitana respiro economico e non solo. Ricordate le attività in ambito culturale con gli incontri organizzati al McDonald's Vittoria, 4 quelli del 2019 e 10 quelli programmati per il prossimo anno. Ed insieme a queste quelle che riguardano l'impegno sociale, anche personale di Luigi Snichelotto, che è concretamente vicino a molte associazioni che operano nel settore.